Buon salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come potete vedere, siamo esattamente nel punto in cui ci eravamo lasciati, ovvero all'uscita della cripta. Diciamo che oggi tenteremo di tornare alla nostra navetta, sperando che i soldati dell'impero ce lo permettano. Detto questo, direi che possiamo partire. Allora. Cos'è? Ah, sono i... come si chiamano? Delle colonne d'aria. Mi faranno saltare. Esatto. Dai. Olè. Ah. Adesso i missili ti rinvio. Liscio. Muori. Lì, mi sa che c'è un punto. Devo ricordarmi. Via. Lo sistemo io. Muori. Ok. Vediamo se riesco a rinviare. No, volevo rinviare il missile. Non mi ucciderai! Muori. Non ti Yes! Lo sapevo. Adesso andiamo qui. Questa mi sembra tanto area segreta barra secondaria. Cos'è? Il robot. No, ok. Devo aspettare. Ok. Va bene. Si scivola. Ah, vedi dove siamo. Adesso qui in teoria noi non possiamo andare in giro. E lì c'era una porta che se non sbaglio potevo aprire. Shady, informazione. Olle. Armi su di lui. Lo dici tu? È ferito. Sì, muori. Muori. Liscio. Ok. Muori. Allora, questa. Olè. Adesso la posso sfondare. Devo curare questa ferita. C'è mancato poco. Allora, esploriamo qui dentro. Olè. Non me l'aspettavo. È una statua Zeffo gigante. Pensavo di trovarci qualcosa degli Zeffo. Seguiamo BD che è partito. Non so se questo sia dove doversi effettivamente. Cosa c'è qua? Venire. Un braccio connettore. Ma ha sì, dato il braccio di BD. Finalmente. Così posso tornare su Bogano e hackerare le casse dell'impero. Come? Ma non dovevo tornare su questo pianeta? Una seconda. Secondo me questa qui è una parte che non dovrei fare adesso. Vuoi fare una prova? Quindi adesso posso tecnicamente hackerare. Eh già! Oppala! Secondo me sto andando dove non dovrei, però si esplora. Bella alternativa. Olle. Ah no, ok, ci fa tornare giù, perfetto. Ah, allora. Bene, abbiamo recuperato il braccio. Quindi, volendo, possiamo tornare direttamente a coso? A... come si chiama? A Bogano, per vedere di esplorare tutto quello che ci mancava. Lì vedo delle cose d'aria che prima non c'erano. Però quasi quasi mi vado a riposare, perché tanto poi posso andare giù, quindi ci metto un secondo. Ok, come potete vedere ho rifatto il percorso che ci ha portato alla cripta a ritroso, perché mi sono reso conto che alcuni
alcuni punti segreti, alcuni forzieri, alcune di quelle colonne d'aria si sono attivate in giro per questo percorso e mi hanno fatto trovare qualche oggetto estetico, ma nulla di che. Poi mi sono fermato perché qua mi sono reso conto che c'è una parete da buttare giù e dato che l'altra ci ha sbloccato il braccio per BD, magari anche questa ci porta a qualche nuovo percorso o zona. Anche perché qui direi che il nostro personaggio non c'è mai stato, ma questo secondo me è un ascensore per tornare su. Allora, andiamo giù. Alto scivolone. Questo è in mezzo alle grotte. Olè. Va bene, salta. 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 Corda. Si salta. Olè. Oh, un punto di salvataggio. Perfetto. Direi che siamo sotto il ghiaccio. Così a occhio mi sembra una mappa segreta, secondaria, qualcosa del genere. Valuteremo. Andiamo avanti. Oh, cosa succede? Perché c'è tutto spaccato? Cos'è? Oh, un mostro nuovo. Ma mi sembra abbastanza debole, però. Cioè, gli ho levato un treno. Ok. Me lo fa scannerizzare? No. Ok. Ci ha messo un po'. Posso andare qua? Sì. Muore. Perfetto. Allora. Fermo. Fermo. Ok, bella Cal. Al lavoro. Aspettiamo che sbagli. Allora, dopo aver saltato le due ruote dentate in movimento, sono entrato dentro un ascensore e sono arrivato in questo punto. Qui c'è, da questo lato, il punto di salvataggio è una via che ho appena aperto, che devo esplorare. Di qua c'è un oggetto di quelli da raccogliere con la forza. Solita roba che mi dà esperienza. Esatto. E di qua invece c'è uno scivolo. Quindi prima andiamo di qua. Ok. Cosa c'è scritto? Nuota, ok. Posso nuotare più in fretta così. Chissà cosa c'è qui sotto. Ok. Ma tanto sarà solo qualcosa di... Questo tunnel si è allagato. Ma va. Successo? Ok. Vedi? Dove sia... L'impero non è la nostra unica preoccupazione. Non penso che dovrei essere qua. Gli abitanti hanno dedicato questo memoriale ai cloni sul Venator. Se solo sapessero la... Direi che torno indietro. Questa mi sembra una zona in cui non dovrei mai essere nella vita. Allora, proviamo a tornare indietro e a scendere da qui. Per vedere dove andiamo a finire, ma secondo me torniamo semplicemente nella zona dove eravamo prima. Olle. Sì, esatto, eravamo lassù prima. Oh, salve. Dai, spara. No, non gliel'ho rinviato. Ho il suo in pugno. Cos'è questo? Insorto. C'è di ferito. Fammi ammazzare. Non puoi resistere al fato. Soldati puratore. Cos'è che ha detto? Sì. Oddio, questi qua sono quelli. Nessun dolore può fermarmi. Teoricamente fatti proprio per sconfiggere i Jedi. Sir, ho eliminato un soldato con la corazza nera e rossa. Come quello su Bracca. Un soldato e puratore. Sono dei cacciatori di Jedi. Infatti. Arriveranno gli inquisitori? Possibile, ma siamo lontani da Bracca. Forse si limiteranno i soldati epuratori. Oppure molto... preferiscono aspettarti al varco. Attento. Molto, molto male.
cosa abbiamo trovato. Ok. Tutta roba estetica. Alta esperienza. Una scoperta eccellente. Avrà bisogno della mia valutazione personale. Cos'è questo? Una scorciatoia. Ah! Beh, dove siamo? Siamo tornati su. Qua sotto c'era il forziere, se non sbaglio. Continuo a esplorarmi la zona e se trovo parti effettivamente nuove, vi so dire. Adesso cercherò di andare a prendere quell'ascensore là per capire dove ci porta. Ok, prendiamo l'altro ascensore. Ehi, hey, Sir, sono sotto uno scavo imperiale. Si sono spinti più in là del previsto. Mi sa che è il posto giusto. Altri problemi. L'impero ha capito che sei il Jedi di Bracca. Bene. Rose e Ura stanno cercando la Mantis. Non potete spostarla? Troppo rischioso accendere il motore. Lo scarico d'energia attirerebbe subito l'attenzione. Tornerò il prima possibile. Secondo me questo ascensore ci porta vicino alla pista d'atterraggio. Comunque ho provato a esplorare tutta la zona all'interno. Per il momento non ho modo di raggiungere quel forziere con dentro le cure e soprattutto l'altra strada, quella che ci portava all'incrociatore caduto, si blocca lì. Non va avanti. Probabilmente, come dicevo, è un'area che va sbloccata più avanti. Qua c'è un punto di salvataggio. Allora, la strada che vedete qui ci riporta semplicemente giù nella miniera dove eravamo prima. Invece, dietro la porta, qui di fianco, si trova la strada per tornare alla Mantis. Come vedete, è là in fondo. Siamo letteralmente all'inizio, dove c'erano i mostriciattoli che si dividevano l'imperiale morto. Ma ce la faccio a buttarne giù almeno uno? Sì. Boh, direi che possiamo tornare alla navetta. Voglio tornare su Bogano. Oddio, a momenti cado. Cos'è questo rumore? Oh, e abbiamo le armi, una TST, molto male. Digli di portare qui le sue. Resistete, sto arrivando. Può sparare? Sì, ok. Ok, devo stare attento perché rilascia delle granate. Posso rallentarlo? Vediamo un po'. Direi di sì. Via. Ah, prende comunque un treno di danni, eh. No, ho mancato. Via. Muori. Ti basta stare lì vicino. Oh, il pilota. Salve. Addio. Allora, mi fa scansionare, ho visto, mi sa, la TST? No? BD1? Mi sembrava di sì. Sono sicuro che tu stia bene. Niente. Torniamo alla Mantis. E vediamo cosa ci dicono i nostri amici. Bel lavoro lì fuori, ragazzo. Ehi, tu sai davvero come muoverti? Ah. Dimmi solo che questa visita non è stata inutile. Ho trovato la tomba di un saggio Zeffo. Usavano la forza, di sicuro. Una civiltà di utilizzatori della forza scomparsa nel nulla. Capisco perché il maestro Cordovan era così ossessionato. Hai scoperto altro? Prima che sparissero, gli Zeffo avevano viaggiato sul pianeta Kashyyyk. Oh. Cordova aveva un amico Wookiee di nome Tarful. Forse possiamo trovarlo. Kashyyyk. Oh, senti, le cose vanno parecchio male laggiù. Già, l'impero ci sta andando giù pesante con quei Wookiee. Prepariamoci allo scontro, allora. Trovo che questo stile di vita ti si addica. Abbattere quel camminatore ti ha reso più sicuro. Allora, come va? Te la cavi? Intendi con la forza? Sì, con la forza. Hai detto che può sopraffarti. Ancora non mi sono fatto uccidere. Meglio non parlarne. Sì, certo. Ti capisco. Più di quanto tu creda. Perché hai scelto di smettere di usare la forza? Quando l'epurazione iniziò e le nostre truppe di cloni si sono rivoltate, la mia Padawan e io abbiamo preso degli allievi e ci siamo nascosti, ma non è servito a niente. La pattuglia imperiale stava per scoprire la nostra posizione, così ho cercato di allontanarli dalla mia Padawan, Trilla. Era rimasta indietro con gli allievi, ma loro mi hanno presa.
E mi hanno torturata. Volevano sapere degli altri, quanti erano, ma soprattutto volevano sapere di Cordova. Dove era andato? Ma sei scappata. Sì, ci fu una rivolta in prigione. Era la mia opportunità e l'ho afferrata al volo. Io non sono più la stessa. Qualcosa dentro di me si è spezzato per sempre. La tua Padawan. Lei è sopravvissuta? No. Per questo non possiamo arrenderci. Non possiamo lasciare che il sacrificio dei nostri cari sia stato inutile. Ok, allora. No, devo parlare con lui, volendo. Mettiamo le piante. Ah, stanno crescendo. Eccole. Beh, bene. Eccole qui. Queste qua sono le piante di Bogano. E adesso in teoria abbiamo messo anche quelle di Zeffo. Perfetto. Allora, direi che adesso vado su Bogano, torno, e nel caso ci sia qualcosa di effettivamente interessante vi farò vedere, perché voglio riesplorarmi, dato che ho questi nuovi poteri e tecnicamente dovrei sbloccare nuove zone. E intanto che ci sono magari mi modifico un po' la spada e l'aspetto. Bene, rieccoci su Bogano. Allora, la prima cosa... Perché questa frase? La prima cosa che voglio andare a vedere è proprio qui sotto nell'astronave. Se non mi ricordo male, c'era una grata con dietro... Ciao, piccoletto! Cos'è? Una palla di quelle che gira da spostarsi, esatto. E questa parete non l'avevo vista. Olle. Oh, e questo cosino qui? Ti troveremo una casa. Ah, e quindi? L'ho acquisito come animaletto. Questo è lo stesso tipo di sfera di Zeffo. Cosa pensi che faccia? L'ho appena detto anch'io. C'è un cerchio là, Cal, cosa vuoi che faccia? Cioè, palesemente... Cioè, guardate, c'è letteralmente là il cerchio per attivarla, aprirà le cose che ci sono lì sopra, forse. Olè. Ah, si è aperto direttamente qua. Pensavo mi aprisse le grate da sopra. Qui è infatti. Avevo visto giusto. Pronto per un altro steam? Alta cura. Olè. E... andiamo. E se non sbaglio c'erano altre zone dove potevo abbassare i ponti e soprattutto c'era l'altra sfera nel laboratorio. Ah, comunque come vedete ho cambiato colore ABD e mi sono ripreso la spada arancione. Mi piace come colore. E niente, torniamo in giro per questo bellissimo pianeta. Ok, vi ricordate a questo punto, come vedete dal cadavere del rospo, che in realtà era là in fondo ma è saltato di qua, qui c'era questo ponte che, se non sbaglio, adesso utilizzando esatto il potere si può tirare giù. Qui c'è un forziere e là c'è una nuova strada. Secondo me quella strada lì mi porterà a sbloccare un'area di questa mappa. Molto meglio. Ah, è vero che adesso posso sbloccare tutti i forzieri. Torna qui. Olle. Dell'impero. Che comunque alla fine sono solo materiali, quindi. La roba estetica. Olle. Qui, in teoria, non ci sono mai stato. Allora, lì c'è una strada scivolosa di quelle da fare. Qua invece vedo che ci si deve arrampicare. Andiamo su. Gente che scappa. Sembra quasi uno di quelle zone tipo laboratorio, tipo casa. Andiamo un po'. Allora qua bisogna hackerare. Ok. Infatti qua secondo me non ci potevo venire. Qualcosa di grosso. Vediamo se sblocco i punti. Ah no, uno di tre. È vero che l'avevo già preso. Ma ha lasciato BD1 come guida. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro in giro. Dove è andato BD? Ok. Cosa? Ah, tutta roba di
esperienza, cose del genere. Qualche parte ancora. Quanta roba c'è da scannerizzare qui sotto? Amico mio, mi sono precipitato a Coruscant per presentare le mie scoperte al consiglio. Ah, ok, va bene. Sbaglio o è un banco da lavoro questo? Potenziamo BD? No. Cosa fa con la spada laser? La spada di Cordova. Anche se non l'ho mai conosciuto. Cosa fa? La modifica? Mi darà una nuova estetica? Hai ragione. Questo posto è speciale. Vediamo. L'ho aggiunto alla mia spada. Voglio quanto ci sta? No, è doppia. Oh, così a caso? Non lo sapevo che fosse qui. Bella lì. Questa è la mia spada preferita, quella doppia. Allora, spada laser a doppia lama. La spada laser a doppia lama, ok, va bene. Sì, sicuramente sarà più veloce e farà meno danni come minimo. Allora, continua, ok. E quindi? Ah, quella freccia. Oh! È indubbiamente più veloce. Mi sa che d'ora in poi io terrò questa, eh. Ve lo dico. Mi spiace dirlo, ma a livello estetico a me la spada doppia è sempre piaciuta tantissimo. E devo essere sincero, come combinazioni... Questa è la doppia. Vediamo la singola. Sarà così, ok. Sì, è leggermente più veloce, ma ripeto, farà meno danni. Qua c'è un'altra porta. Ah no, quella dove siamo entrati. Ho sbagliato io. Teniamo la spada doppia. E da qua dove si esce? Oddio, su cosa mi sono bloccato? Ah, è una porta che si apre dall'interno. Vediamo un po'. Dove siamo? Ah, beh. Questo è il punto... dove c'era l'informazione su Datomir. Beh, allora attivo il checkpoint che è qui dietro e dopo proviamo quella strada che c'era là sotto per vedere dove porta. Rieccoci qua. Vediamo un po'. Olle. Ok. L'avevo vista. Una liana. E dove mi porta? A parte che la strada... Ah, di là mi riportava semplicemente là nel punto dove eravamo già stati. E di qua invece dove si va? Vedo che c'è un punto da sbloccare. E c'è un'altra strada. Quante vie secondarie c'hanno questi pianeti? Ossa. Ma sono davvero antiche. Vabbè, non posso dire molto. Comodo. Voglio assolutamente il potere che lancia la spada. Con quella doppia deve essere devastante. Ho già detto che c'è nell'abilità. Mi sa che posso già sbloccarlo, anzi. Un antico cimitero. Se non sbaglio. Solo che mi costa 2 punti, tipo. Ah, questa per fare luce l'apre doppia. Vabbè. Steam, dai. Ci sta. Adesso va meglio. E da qui? Ah, semplicemente mi fa risaltare giù. Basta. Non c'era nient'altro? Nulla. Allora, si va avanti. Ok, direi che per oggi possiamo chiuderla qui. Abbiamo esplorato un sacco di zone nuove. Ricordate di tornare nei pianeti a esplorare tutto quello che avete già fatto con i poteri che acquisite mentre avanzate nella trama, in maniera da trovare oggetti nuovi, come la spada laser doppia, che è stato letteralmente un caso, però... tanta roba. Detto questo, qui dal maestro Obi-Wan per Obi è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo ad un prossimo video.